La Juventus di Max Allegri ha cominciato alla grande la nuova stagione sportiva. Lo ha fatto con 3 vittorie su 4 partite. L'unica non vinta è stata quella con il Bologna, con un pareggio per 1-1 e con varie polemiche. Ecco che quindi già molti si spingono a parlare di questa Juventus come una possibile candidata al titolo, una Juventus da scudetto, una Juventus che può essere la vera antagonista del campionato. Ma attenzione, perché molti già parlano della possibile una Juventus schiacciasassi che può raggiungere un'altra Juventus che aveva in passato fatto cose straordinarie e che aveva raggiunto un record semplicemente eccezionale. Andiamo a vedere qual è questa Juventus, andiamo a scoprire qual è questo record particolare qui su FCM News Sport. Io tra l'altro, come sempre, vi ricordo che analisi e approfondimenti qui su FCM News Sport li trovate ogni giorno con contenuti assolutamente gratuiti, non ci sono costi aggiuntivi. Questo è uno dei pochi canali sulla piattaforma a non avere costi di abbonamenti e nient'altro. Dovete semplicemente iscrivervi gratuitamente e lasciare un like a questo contenuto, e soprattutto mi dovete dire se vi ricordate di questo aneddoto. E sì, perché c'era una Juventus, probabilmente una delle migliori degli ultimi anni, quella pre-Calciopoli. Stiamo parlando della Juventus 2005-2006. A proposito, a breve comincerà una mini docuserie, diciamo così, sulla Juventus e su Calciopoli qui su FCM News Sport, quindi se avete voglia di vederla fatemi sapere qui sotto nei commenti. Intanto facciamo arrivare questo video a 200 like se volete la docu-serie su Calciopoli, dove vi racconteremo gli aneddoti di una vicenda che forse ancora ha tanti tanti spunti da raccontare. Ecco, l'anno prima di Calciopoli, l'anno 2005-2006, fu una stagione straordinaria. Fu una stagione in cui in tanti cercarono di spiegare qual era il vero segreto di una Juventus letteralmente imbattibile, una Juventus che non potevi fermare, capace di mangiarsi lo scudetto già a metà campionato, un qualcosa che non si vedeva da tanto tempo, con 17 partite, ripeto, 17 partite su 19 partite giocate nel girone di andata. La Juventus chiuse il girone di andata con quota 52 punti in classifica. E perché oggi parliamo di questo dato? Perché qualche giorno fa è uscita fuori la notizia relativamente a Fabio Caressa, che parlava di Juventus che secondo lui potrebbe fare anche 100 punti, o meglio, la sfida tra Inter e Juve potrebbe portare un agonismo tale da poter fare addirittura 100 o anche più punti. Un record incredibile. Ripeto, la Juventus di Capello, che era una delle Juventus più forti di tutti i tempi, ha fatto 52 punti in solo un girone, ma vincendole praticamente tutte tranne due, quindi non era qualcosa di normale. Tra l'altro ricordo l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, ormai il nostro compianto Maurizio Zamparini, che dopo aver visto il Palermo perdere contro la Juventus disse una frase che secondo me entrò evidentemente nella storia per dare l'impressione, l'idea di quella Juventus, perché disse: le milanesi giocano con lo smoking, la Juventus invece gioca come se fossero dei veri e propri operai. Quella dichiarazione non piacque molto a Fabio Capello, allenatore di quella Juventus, perché in quel periodo Capello, esattamente come Allegri, veniva un po' tacciato di essere un allenatore difensivista. Guarda caso, stesse cose vengono dette Allegri. Capello in certe cose ricorda molto Max Allegri, cioè nel suo pragmatismo, nella sua idea di prima non prenderle e poi attaccare l'avversario, nella sua idea di vince la difesa più forte tra le due squadre. Insomma, in quel periodo, soprattutto quando, ripeto, la Juventus veniva considerata imbattibile, ma allo stesso tempo Capello veniva considerato come un difensivista, ecco che lui non piacquero. In fondo però quelle parole, dietro la facciata, Capello sapeva bene che quello era un grande complimento, perché il vero segreto di quella Juventus, che era molto diversa da questa, perché era piena di campioni, ma allo stesso tempo aveva un gruppo molto unito, molto solido, e soprattutto era un gruppo umile. Nessuno si sentiva superare gli altri, e in quella Juventus c'erano giocatori non di alto livello, di altissimo livello. C'era Del Piero, c'era Trezeguet, c'era Cannavaro, c'era gente fortissima, c'era Buffon, Thuram, Camoranesi e Nedved. Una Juventus letteralmente imbattibile, piena di campioni, non buoni giocatori, perché la differenza tra quella Juventus e questa di oggi è che questa Juventus, diciamoci la verità, ha tanti buonissimi giocatori, forse anche ottimi, ma nessun campione probabilmente. Quella era una Juventus che invece non aveva buoni giocatori, aveva campioni,
Addirittura lo stesso Zlatan Ibrahimovic, fuori classe, che è sempre stato protagonista è famoso più per il suo ego smisurato che per altro, comunque riuscì a uniformarsi a questo tipo di mentalità, una mentalità Juventus che portava un'unità di intenti clamorosa. Grazie a quella cavalcata, la Juventus 2005-2006 continuò una stagione eccezionale, vincendo lo scudetto a mani basse, a mani basse ma a testa bassa, cioè una squadra operaia, una squadra veramente che non gli importava dello spettacolo ma gli importava della solidità, e quindi raggiungeva l'obiettivo e lo ha fatto in maniera straordinaria, ovviamente prima che la vicenda purtroppo Calciopoli potesse rovinare tutto. Io ve lo ricordo ancora una volta, perché a breve, se questo video arriverà a 200 like, vi porteremo una mini docuserie dove parleremo nello specifico, sarà una playlist dove analizzeremo tutto il percorso di Calciopoli, quindi ve lo racconteremo nei dettagli, cercando di andare a scopare delle cose che magari altrove non avete né visto né mai sentito. Ecco, il paragone è un po' azzardato, perché quella Juventus lì, come vi dicevo, perse solo nel girone di andata fece 19 partite su, 19 partite, 17 vittorie, quindi numeri semplicemente straordinari, numeri di una squadra implacabile, numeri simili a quelli che magari potevano essere quelli del Napoli lo scorso anno, che poi non arrivò comunque a quel tipo di record, però, e quindi sono imparagonabili secondo me. Il paragone nasce, ripeto, dal fatto che Caressa qualche giorno fa ha parlato di Juventus da 100 punti. Io personalmente non credo che sia una Juventus da 100 punti. Credo che sia una Juventus che può far bene e deve fare meglio dello scorso anno. E secondo me deve superare la quota 75 punti che magari poteva aver avuto negli ultimi anni. Deve arrivare a quota 80. Per arrivare a quota 80, e quindi vuol dire potersi giocare lo scudetto, ci deve essere unità di intenti, che è la cosa che è mancata negli ultimi anni, e soprattutto voglia di mettersi in gioco e sacrificarsi per i compagni. Chiaramente secondo me serve anche qualcosa in più da parte del tecnico mister Allegri, che negli ultimi anni secondo me si è ancorato un po' troppo in quei preconcetti difensivisti che ha avuto sempre, che è entrato anche un po' nel personaggio. Secondo me ora è il momento di scrollarsi addosso questo tipo di ideologia e andare incontro a quel tipo di obiettivo, ossia la vittoria a qualsiasi costo. E soprattutto serve anche avere la testa libera, perché come detto più volte, una Juventus che magari non avendo le competizioni europee, avendo pochi impegni, ma soprattutto non avendo nella testa vicende extracampo come l'anno scorso possono essere state quella del caso per plusvalenze, manovra stipendi, inchiesta Prisma, quant'altro, possono sicuramente agevolare. Sarà un anno di transizione, l'abbiamo detto tante volte, perché anche il bilancio ci dice che quest'anno dovrà la Juventus andare in Coppa, dovrà raggiungere l'obiettivo Super Champions League, e poi dall'anno prossimo si vedrà se poter ambire a qualcosa di nuovo. Però quest'anno secondo me sarà importante, ripeto, secondo me è difficile guagliare quel tipo di numeri che sono secondo me irraggiungibili, e anche quel tipo di cifre, ossia i 100 punti, ma chissà, magari la Juventus ci potrebbe riuscire.